Abbiamo avviato i servizi di assistenza domiciliare integrata per le cure sanitarie, l'ADI, oppure semplice, l'ADI. Anche qui, scusate, è uscito l'altro giorno un articolo, siamo un modello nazionale. Il Ministero dell'Interno lo sta portando e lo porta, lo ha presentato come modello nazionale, siamo un esempio. Noi come Comune di Taurianova siamo comune capofila del distretto sociosanitario. Siamo il comune capofila di 10 comuni e noi siamo riusciti ad organizzare un servizio che è diventato modello anche qui nazionale. Noi assistiamo ben più di 300 in tutto il distretto, se non sbaglio circa 300 anziani, facendo sia cure sanitarie oppure cure semplici. Ce ne sono tantissimi anche di Taurianova, ora il numero non ricordo quant'è, circa 60. Circa 60 taurianovesi anziani over 65 che usufruiscono di questo servizio che chiuderà il 30 giugno, ma noi da amministratori attenti, da comune capofila attenti, e questo ci viene riconosciuto anche dalla regione Calabria, il 1° luglio col secondo riparto ripartirà il servizio e quindi non si interromperà. Abbiamo avviato i servizi per l'infanzia da 0 a 3 anni sempre con lo stesso modello. Abbiamo collaborato tantissimo con le associazioni di volontariato e non, e lo dimostrano anche le tantissime iniziative che si stanno realizzando a Taurianova, proprio perché le porte del comune sono sempre aperte ad ascoltare ed accogliere ogni iniziativa, e quindi la cittadinanza attiva, che è la cittadinanza di cui io mi faccio carico, e noi cambieremo Taurianova solo se la cittadinanza attiva funziona, solo se la cittadinanza attiva capirà che tenere pulito il paese non è compito solo del comune, ma è un dovere di ogni cittadino. E allora siamo lì ad accogliere tutti, ad ascoltare tutti e a portare avanti tutto ciò che di buono c'era per anni forse nascosto in questa comunità. Abbiamo avviato due progetti fondamentali, dando due deleghe fondamentali su due progetti innovativi, quello dello spreco alimentare che metterà insieme tutte le associazioni, i supermercati, le attività economiche di Taurianova, e la ragioneremo sempre col terzo settore su una risorsa che è quello dello spreco alimentare, che per noi non deve essere spreco ma deve essere risorsa. E abbiamo avviato un altro progetto, sempre qui con un consigliere che porta avanti quest'idea, quella degli orti urbani, dove coinvolgeremo anche qui associazioni e daremo a disposizione dei terreni per avviare delle procedure che non hanno l'obiettivo di darci l'ortaggio, ma hanno l'obiettivo di far crescere questa società in modo civile e sempre, come ho detto, con cittadinanza attiva. E abbiamo avviato finalmente, dopo tantissimi, un iter sanitario non indifferente, la mensa scolastica, quindi la gara è stata mandata a Reggio e quindi serviranno quei 2-3 mesi per chiudere la gara, e quindi dal prossimo anno, io spero dai primi giorni della scolastici, noi avremo la mensa scolastica per tutti i bambini, cosa che non si è riuscito ad avere quest'anno perché noi siamo arrivati a dicembre e lì abbiamo scoperto che tante attività non erano state fatte. E poi ci siamo impegnati per politiche di rilancio economico. Prima di tutto, atto di coraggio, io me ne rendo conto, l'ho detto nel Consiglio Comunale, quello della riorganizzazione dell'area mercatale. Per 50 anni mai nessuno aveva messo mano nel mercato. Noi in Consiglio Comunale abbiamo approvato la riorganizzazione del mercato settimanale, abbiamo dato nuove disposizioni, abbiamo dato le vie di fuga, abbiamo dato una nuova organizzazione anche per settori, e questo è un processo che sta per partire a poco con i bandi, però noi, tutto il Consiglio, ha approvato questo atto che, dico, è un atto di grande coraggio. Ma insieme a questo non ci siamo fermati solo ad organizzare giovedì, perché siamo andati oltre, abbiamo istituito il mercato del chilometro zero che a breve partirà, abbiamo istituito il mercato del biologico mensile, abbiamo istituito il mercato dell'antiquariato mensile, e in più quello del produttore agricolo, che è uguale a quello del chilometro zero. Quindi noi abbiamo
rimesso, cioè con questo atto del Consiglio Comunale abbiamo cercato di dare la possibilità anche ai nostri produttori locali di dare uno spazio adeguato per poter vendere e non farci più, o meglio, far arrivare sempre di meno i prodotti da fuori. Abbiamo definito un importante accordo con l'Università della Mediterranea, che è quello sempre approvato nel bilancio del Consiglio Comunale del 26 maggio, un accordo per la trasformazione del Viale Ricci, purtroppo circonvallazione, in un parco commerciale aperto, perché purtroppo anche le disgrazie ce lo ricordano ogni volta, quella per noi non può essere più considerata una circonvallazione, ma noi il 26 maggio abbiamo approvato questo posta di bilancio che porterà questo accordo con l'università per trasformare e ragionare su una mobilità lenta e soprattutto su una trasformazione di questa via ormai divenuta commerciale, è lì che dobbiamo puntare. E infine abbiamo definito anche nel bilancio del 26 maggio finalmente il mio tanto amato, e spero a breve si potrà istituire finalmente, perché ci sono sempre iter burocratici da rispettare, l'Ufficio Europa. Ci sarà a disposizione quel personale che darà le consulenze, gli aiuti ai nostri giovani, ma anche a noi amministratori pubblici, per fare tutto ciò che serve per poter reperire i fondi della comunità europea. E abbiamo soprattutto iniziato a ragionare con gli operatori economici, con l'assessorato alle attività produttive, con tutti gli operatori economici, per far capire quale strada dobbiamo iniziare a fare, quale strada dobbiamo iniziare a percorrere, a promuovere ciò che di buono si riesce a fare in questa comunità. E io ti dico che questi sono stati incontri veramente proficui e di grosso, come questi senti saranno di grosso. E poi, non posso dire tutto perché non mi ricordo, abbiamo iniziato a ragionare su politiche di investimento. Siamo stati tra 6-7 comuni che siamo riusciti ad entrare nel nostro capitaggio di Renzi. Siamo stati in politica di investimento grazie alla nostra attenzione, quindi a seguire il patto per la città metropolitana, abbiamo avuto due grossi finanziamenti che forse per Taurianova da anni si attendevano, e parlo dei 900.000 euro per la metallizzazione delle comunità di Amato e San Martino, opera che da 30 anni si aspetta. E questa amministrazione lungimirante, invece di scegliere, invece di puntare su altre opere, ha pensato a un'opera fondamentale per lo sviluppo di alcune comunità. Abbiamo ottenuto un finanziamento di 900.000 euro per la realizzazione del sottogrado cinema dell'acqua a Taurianova. Questa è un'altra opera. E abbiamo ottenuto altri 700.000 euro per la realizzazione dei contratti di sicurezza, le cosiddette arance della legalità, per impiantare e poi dare a disposizione dei terreni che il comune ha beni confiscati, per fare delle opere che potrebbero anche dare qualche segnale di lavoro ai nostri giovani. E poi parlo di sblocca bilancio, qui scusate, siamo pochissimi comuni in Calabria che siamo riusciti a stare attenti, questo dico, io non voglio fare il presuntuoso perché sennò però noi stiamo attenti a tutto ciò che esce, e qui lo dimostra se uno va a guardare la graduatoria del comune dello sblocca bilancio che ha proposto Renzi nel febbraio 2016, noi siamo riusciti ad entrare perché abbiamo proposto dei progetti per ristrutturare le nostre scuole, ristrutturare, quindi a breve partiranno altre due opere, quindi ci hanno dato gli spazi finanziari per circa 180.000 euro per fare due opere di manutenzione delle scuole della comunità di Amato e di San Martino. Abbiamo
a breve partirà la realizzazione di altre piccolissime opere per la manutenzione delle scuole del centro urbano e di Taurianova. E ancor di più questa breve partirà grazie al finanziamento Terna. Noi abbiamo a disposizione subito 650.000 euro per la sistemazione delle infrastrutture primarie, parlo di strade e di fognature, 650.000 euro. E quindi ascoltiamo, perché qui c'è un'amministrazione che vuole risolvere i problemi di tutti i cittadini taurianesi. Guardiamo oltre poi, abbiamo lavorato così tanto, e credetemi, così tanto da realizzare noi in prima persona, io, gli assessori, mettendo a disposizione anche la nostra professionalità, gratuita in alcuni casi, quello di realizzare dei progetti, perché ci sono dei bandi e c'è un bando CONI, e noi che facciamo? Facciamo un progetto di 780.000 euro per la riqualificazione dell'impianto sportivo di San Martino. Questo io non vi sto dicendo che noi abbiamo i soldi, però siamo lì, stiamo aspettando, abbiamo realizzato un progetto, questo è quello che abbiamo fatto. Abbiamo realizzato due progetti importanti, e qui anche qui vi invito ad ascoltare bene. Sul dissesto idrogeologico io non sono stato fermo. Sul dissesto idrogeologico qualcuno scrive nei giornali, parla di autorità del bacino senza alcuna competenza, parlava di Rendis senza alcuna competenza, leggono solo ciò che porta internet, ma non è il mondo internet, c'è altro. Rendis è stato aggiornato, e su Rendis noi abbiamo altri due progetti realizzati da questa amministrazione, approvati a febbraio, e ripeto, mettendo a disposizione la nostra professionalità, due progetti fondamentali per il dissesto idrogeologico di 850.000 euro per la sistemazione del torrente San Nicola e zone limitrofe, e 3.100.000 per la sistemazione e messa in sicurezza di tutta la comunità di Taurianova, frazioni e contrade comprese. E ancora di più, e lì abbiamo partecipato, siamo in attesa, e ripeto, lo dico a gran voce, non sono soldi che abbiamo a disposizione, ma ci siamo attenti, siamo lì. E lo stesso è successo con Fondazione per il Sud, perché non diventa solo il dissesto, le strade, il problema di Taurianova. Siamo l'unica comunità calabrese che abbiamo presentato una proposta alla Fondazione per il Sud per la realizzazione di un centro diurno di demenza senile. Nessuno ha partecipato in Calabria a questo bando. Noi siamo lì a partecipare, ad aspettare. Scusate la foga. E poi abbiamo fatto altri tre progetti, sempre per le scuole, per recuperare fondi inviati alla Regione Calabria, di 200.000 euro per la manutenzione della scuola del Presso Zaccheria, di 300.000 euro per la manutenzione della scuola Contestabile, di 150.000 euro per la manutenzione della scuola di Amato. E ancora di più, questo pochi giorni dopo che ci siamo insediati, abbiamo presentato ad un bando che era uscito da poco, di 2 milioni di euro al Ministero dell'Interno, che sto seguendo personalmente, per la riqualificazione delle aree degradate. Questo è quello che noi abbiamo fatto in soli 6 mesi. E ora elenco un attimino progetti che sono in fase di realizzazione, che hanno fatto amministrazioni precedenti, commissariali e non, perché io non ho mai e non mi prenderò mai meriti di altri, lo specifico, così qualcuno non continua a scrivere che io voglio meriti di altri, io voglio i miei meriti, e lo dico perché ho l'onestà intellettuale di dire sempre quello che ho fatto e quello che non ho fatto, quello che ho sbagliato e quello che non ho sbagliato, ce l'ho, perché così sono fatto. E quindi abbiamo iniziato i lavori del famoso località Fida per 900.000 euro, la riduzione del rischio idraulico in località Fida. Abbiamo mandato in gara alla SUAP da circa un 15 giorni la riqualificazione del cimitero di Radicena per 219.000 euro. Abbiamo portato avanti nelle varie fasi di progettazione la realizzazione del collettore fognario dell'area 166. Grazie.
Abbiamo approvato nel Consiglio Comunale il progetto preliminare, è già stato presentato il progetto definitivo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione della Tiberio Condello. Stiamo completando i due progetti PISL, e ripeto così nessuno dica che io non l'ho detto, due progetti PISL avviati da amministrazioni precedenti, così ci capiamo. Stiamo completando le due opere, stiamo, per quanto riguarda il centro fieristico presente in località Pizzurro, e poi stiamo completando le opere dell'arredo urbano, quello che vedete in villa e nelle due comunità poi di San Martino e Amato. Queste sono opere che siamo riusciti, non erano stati completati a tempo con il POR del 31 dicembre 2016, ma abbiamo avuto una proroga e il completamento delle opere sarà entro dicembre del 2016. Però abbiamo anche lottato con le emergenze di questi nostri cittadini, che purtroppo non riusciamo perché non abbiamo fondi per andare fuori, però stanno realizzando. No, vi chiedo un attimo di farmi prima parlare. Allora, quindi abbiamo lavorato e lottato con i vari problemi e disservizi che abbiamo trovato a Taurianova, e parlo della rete idrica, stiamo intervenendo in modo sostanziale sulla rete idrica in località Marro, il problema continuo delle comunità di San Martino e Amato, quando ci sono dei problemi di pioggia, di temporali, ogni volta c'è il problema dell'acqua. Non siamo riusciti a intervenire subito sulla problematica del Largo Pizzurro, ora grazie al bilancio, perché non c'erano somme, stiamo intervenendo. Quindi sono uno dei pochi sindaci, quando ci sono le elezioni, così spiego, quando ci sono le elezioni a novembre, io, il sindaco, l'amministrazione che va, si ritrova un bilancio già fatto, già completato. Io sono entrato il 31 dicembre, quindi non ho somme a disposizione da poter mettere, però dal 26 maggio, quando noi siamo riusciti a fare un bilancio, quest'anno sono cambiati anche il modo di fare, e siamo uno dei primi comuni ad aver approvato il bilancio con la realizzazione del documento unico di programmazione, anche in questo ci siamo contraddistinti, e ora possiamo intervenire in località Pizzurro. È un'altra nostra fissazione, quella del decoro urbano, e a lottare anche perché stiamo ragionando in una nuova organizzazione per la pulizia del verde, per la movimentazione della spazzatrice, insomma anche in queste piccole cose noi stiamo ragionando, e il ragionamento è che oggi ci sono delle situazioni di fatto che noi stiamo ragionando, stiamo vedendo come funziona, però abbiamo bisogno anche di tempo, non siamo super, non abbiamo la bacchetta magica, questo non è il caso. Io volevo avere la bacchetta magica, ma non serviva. Se avessi la bacchetta magica, forse non sarei sindaco di Taurianova. Serviva solo la buona volontà, non serviva la bacchetta magica. E quindi sul decoro urbano, questo è un impegno che noi insieme al vice sindaco ci stiamo lottando giornalmente, un'organizzazione così perfetta come la raccolta differenziata a Taurianova. Questo sarà il nostro modello, ma di questo io voglio discutere tra un anno, se funziona. E però, ripeto, nuovamente, dateci. E poi ci sono tante altre cose che non siamo riusciti a far capire. Quello che è inutile attaccarci su Donna Livia, l'ho spiegato anche con un comunicato, abbiamo spiegato tutto su Donna Livia, quello di attaccarci sulla dialisi, la dialisi non sarà mai spostata a Taurianova, però si deve parlare di dialisi, si deve parlare perché la spostano, nessuno mai è riuscito a portare un atto che viene spostata la dialisi. Io non sono il responsabile dell'ente ASL, ma in quanto sindaco di questa comunità, così ci capiamo, in quanto sindaco di questa comunità, ma lotterò certamente fino alla fine a far mantenere una postazione di sanità a Taurianova, però fatemi anche lottare insieme a tutti i sindaci ad avere una sanità vera in questa piana, che è inutile avere ognuno il nostro cappellino e poi non funziona nulla, e non è il caso della dialisi.